Ciao ragazzi, come state? Io super bene, sono andata a fare un pochino di shopping, fa sempre bene all'animo fare un pochino di shopping, ma non solo quello, anche questo momento. 3, 2, 1... Io sono Nikki e questa è la mia posta del cuore. Del cuore perché mi piace dare consigli di cuore. Di solito li do ai miei amici, ma questa volta è speciale perché ho deciso di aiutare proprio voi. Nelle ultime settimane sono arrivate tantissime richieste sui profili social di Dea Kids. Io le ho lette, ho scelto le migliori e adesso sono pronta a rispondervi. Allora, direi di iniziare subito, peschiamo il DM di oggi. Allora, vediamo. Qualcosa di cui non abbiamo mai parlato. Trovato. Oggi parleremo dei nostri amici a quattro zampe. C'è sempre chi preferisce i gatti, chi preferisce i cani. E non è così facile poter scegliere. Ma sapete cosa? Vediamo che cosa ci scrive Arianna. Ciao Nikki, spero che tu stia bene. Arianna? Tutto al top. Ti scrivo perché ho bisogno del tuo aiuto per prendere una decisione molto importante. Vorrei un animale domestico tutto mio, ma sono indecisa. Non so se prendere un cane o un gatto. E non so neanche che cosa sia più facile da gestire. Mi piacerebbe un animale che sia affettuoso e gioioso, ma che allo stesso tempo sia gestibile per una bambina come me. Hai qualche consiglio su alcune razze di cani o gatti? Grazie mille. Arianna, per me la risposta è veramente molto facile. Meglio i cani. E non lo dico perché sono allergica ai gatti, No, assolutamente. No, dai, a parte gli scherzi. Io penso che siano degli animali veramente pazzeschi, sono bellissimi, ogni volta che ne vedo uno mi viene voglia di sbaciucchiarmeli tutti quanti. Io amo le cose morbide, veramente. Però, a parte gli scherzi, capiamo un attimino. Per quanto siano bellissimi entrambi, sono molto difficili. Se non hai troppo tempo da dedicargli, io ti consiglio assolutamente un gatto. Mentre se hai molto tempo da dedicargli, il cane è veramente perfetto. Ha sempre bisogno però della tua presenza, quindi mi raccomando, fagli tante coccole. Cara Arianna, fammi sapere che cosa sceglierai, che sono veramente super curiosa, ma nel frattempo non è finita qui. È arrivato il momento della nostra rubrica speciale, chiedilo a Nikki. Io qui vicino a me ho una bellissima bowl con un po' di domande che mi avete fatto. Quindi adesso rispondiamo a qualche curiosità che mi avete chiesto e a scegliere sarà il caso. No! Questa era una gran fatica. Qual è il tuo ricordo preferito riguardante le feste per bambini che hai animato con tua madre? Dovete sapere che io ho fatto l'animatrice, ho fatto la trucca bimbi, ho fatto veramente tantissime cose. E una delle cose più divertenti che ho fatto è forse il trucca bimbi, specialmente perché me lo faceva fare quando ero veramente piccola. Io andavo ancora alle elementari e mia mamma veniva a truccare appunto i miei compagni di classe e metteva anche a me a truccare perché io avevo imparato e avevo i miei compagni di classe che stavano lì in coda per farsi truccare da me. Mi sentivo veramente la regina, il capo, bellissimo. Perché ami così tanto le olive? Mi piacciono veramente tanto, però poi con l'andare avanti del tempo è diventato molto meme questa cosa. Quando ero piccolina le mangiavo e tutti mi dicevano te le mangi sempre, ma perché semplicemente quando trovo qualcosa che mi piace lo mangio finché c'è. E di olive ce n'erano tante, un barattolo intero, e quindi me lo mangiavo anche tutto, ma se tu mi dai una scatola di merendine pure quella te la finisco. Qual è la parte che preferisci di te? Non lo so, caratterialmente o esteticamente? Sono due cose completamente diverse. Allora, esteticamente, non lo so, mi piacciono i miei capelli, il colore dei miei capelli. Mi fanno sempre un sacco di complimenti e ci ho messo anche un sacco di anni per poter dire mi piace, perché all'inizio volevo sempre tingermeli, li ho avuti di tanti colori. Mentre caratterialmente apprezzo molto il fatto che un po' in qualsiasi situazione riesco a cavarmela, diciamolo. Sono molto goffa, però goffa simpatica. Non è da tutti, Cioè, io faccio qualche malanno e non mi dici è diverso, è diverso. Ragazzi, che dire, mi sono divertita veramente tantissimo e spero anche voi. La posta del cuore continua, quindi continuate a mandarmi un sacco di messaggini in DM sui social di Dea Kids e chissà, magari la prossima volta risponderò a voi. Ciao!